Al territorio Giancarlo Venturini, completati i lavori qui all'avvio superficie di Torraccia, è stato tra l'altro un lavoro fatto a tempo di record, noi in 3 mesi si è completata la nuova pista. Beh, credo che sì, dopo quasi 30 anni siamo riusciti ad arrivare ad avere questa pista di circa 700 metri, e quindi il problema forse più grosso è stato l'acquisizione delle aree, che dopo tanto tempo si è riuscito a trovare un accordo con i proprietari. E dopo l'azienda di produzione con tutte le maestranze ha unicamente delle ditte appunto che hanno collaborato con loro, si è completato i lavori di prolungamento di questa pista e anche il consolidamento, perché c'era una parte che era in frana. Esatto, poi diceva Vendemini che molto del materiale che è stato utilizzato anche per fare delle bonifiche da altre parti, quindi non solo questo ma anche la bonifica di frane in territorio. Sì, perché proprio qui nella zona antistante c'è un piccolo movimento franoso e quindi è stato necessario fare una briglia intera, quindi una parte di quel materiale è stato utilizzato in un'altra parte a Fonte dell'Ovo e l'altra parte invece proprio qui in un altro luogo poco distante dalla zona, quindi si cerca di contenere anche i costi nel trasporto del movimento terra. È un investimento importante da parte dello Stato per però una pista assolutamente necessaria. Tanto tempo che è richiamata nel famoso piano di sviluppo del paese che è stato presentato allegato alla finanziaria lo scorso dicembre, rientrava anche in questo allegato Z, famoso allegato Z, rientrava anche fra gli obiettivi questo intervento sulla pista di Torraccia, questa via superficie, e quindi si concretizza una parte di quegli interventi che erano citati in quel piano di sviluppo. Si è arrivati a 700 metri, il prossimo passo, il prossimo step? Adesso intanto pensiamo a utilizzare al meglio questi 700 metri e a completare con quegli interventi che sono ancora necessari. Poi dopo spero che non ci vogliano 30 anni come quelli attuali per arrivare a questo risultato. Poi dopo saranno gli sviluppi e le cose che si riterrà più opportuno anche in futuro. Possiamo dire che per San Marino questo sicuramente adesso è una bella cosa, insomma è una bella pista. Beh, è sicuramente una infrastruttura per ultraleggeri, quindi non è che possa preoccupare la popolazione locale per un incremento di traffico, ma sicuramente gli interventi che sono stati fatti consentiranno di avere un'infrastruttura che abbia tutti i termini di sicurezza per quanto riguarda sia i piloti che usufruiranno di questa infrastruttura che anche dei residenti che sono qui vicini, i quali avranno degli spazi di manovra maggiori per fare le attività in sicurezza. Un lavoro fatto quasi dicevamo a tempo di record, no? Perché sono in 3 mesi c'è l'ultima parte è stata completata. Beh sì, i tempi sono stati brevi, il tempo anche ci ha aiutato, le maestranze hanno lavorato allegramente, quindi il risultato c'è. Adesso vedremo come potrà essere utilizzato al meglio, come dicevo prima, per migliorare quegli standard di sicurezza che sono necessari anche in questo tipo di attività. Perfetto, grazie segretario. E buono, molto. Sì, allora...